se in certi versi si spera anche di trovarsi in quelle condizioni, quindi in qualche modo potrebbe essere anche una massa del nostro futuro. Allora, la cosa che io francamente tecnicamente non so come è stata detta è se la deroga prevista una volta concessa, io per assurdo se lì ci venisse un albergo, questa parte potrebbe, cioè potrebbe rimanere, io deve rimanere, io ovviamente non sono un tecnico, non lo so, comunque in quel caso io, se ci fosse una valenza per cui sarebbe bene che fosse chiaro questo aspetto, se in qualche modo la deroga prevista è comunque una deroga che possa essere aperta di nuovo. Poi per quanto riguarda il consigliere Pasquinucci, quando diceva che con l'astensione quasi un voto monterà, a parte prima diceva un no costruttivo, faceva qualche volta le iscrizioni sul no costruttivo, e in qualche modo bisogna dire che noi siamo all'opposizione e che nella giunta anche oggi si fida, quindi il fatto di votare e di astenersi politicamente è un atto importante, non è un voto contrario o comunque in quel caso non sarebbe anche se fosse un voto di diniego, un no negativo e non un no positivo. Su questo c'è dubbio, però dobbiamo, noi siamo all'opposizione e la giunta non ne facciamo parte, se non ne facciamo parte è evidente che documentazione ha fatto a 7-8 giorni e guardate certe furia, in qualche modo ci può venire il dubbio, come diceva un po' il consigliere Marcogini, qualcosa sotto ci possa essere il punto di grafia, perché filosoficamente come si fa di no a una misericordia con la schiena per far star meglio le persone sul di dentro in cui domandato ci possiamo restare veloci, sentiamoci. Cioè, eventualmente è risolto il periodo e comunque sapere che la decisione della giunta non può essere accettata integralmente con un favore da parte dell'opposizione. Grazie. Grazie Presidente. Ma dunque io volevo precisare alcune cose. Noi stasera andiamo a trovare una delibera che credo che sia per la città un momento importante, perché quando si fa un cambiamento di una struttura dove all'interno verranno erogati servizi a persone di un certo tipo, insomma credo che tutte le polemiche si devono un attimino mettere da parte. Rileggendo un attimino la delibera, la delibera dice: ampliamento della casa di riposo per anziani derivante dalla necessità di reperire spazi a tutto il collettivo funzionale alla struttura in modo da garantire l'accoglienza e il grado di assistenza ad un numero di degenti sempre crescente. E quindi è inevitabile pensare che anche nella nostra città, come sta avvenendo appunto un po' dappertutto in Italia in questi ultimi anni, cresce la necessità di dare più servizi a persone che hanno questi particolari tipi di problemi, eccetera, eccetera. Quindi credo che non sono d'accordo di quello che è stato detto, che l'iter è stato lungo, perché è vero che la domanda è stata presentata il 31 di luglio 2008, ma è anche vero che fra Natale e si va a scrivere un attimo, si vede quanti sono i giorni reali di possibilità tra l'esame dell'atto, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra inappropriato quello di definire una cosa di questo tipo. E quindi io richiamo un attimino al senso di responsabilità dei consiglieri di vedere di poter approvare un atto che sia un atto
che si fa un favore alla città, non solamente a una struttura di una situazione di volontariato, ma è un beneficio che può dare a tutta la città. Quindi già da ora noi voteremo a favore, voteremo a favore di questa delibera, perché siamo pienamente convinti che questo sia un ampliamento, che un edificio che sarà utile per tutta la città, nessuno escluso. Grazie. Grazie consigliere Silvestro, se ci sono altri interventi. Consigliere Bonafede, ma io mi sorprendo un po' se ci sia qualcuno, un po' detto che ci sorprende il metodo di lavoro, sì. Il modus operandi di questa giunta, ma non solo di questa giunta, direi di questa amministrazione comunale, almeno da quando sono in consiglio, quindi negli ultimi 10 anni, mi sembra sia perfettamente in linea con l'iter di questo del progetto che abbiamo stasera all'ordine del giorno. È 10 anni almeno che in consiglio comunale arrivano minestre già confezionate. È legittimo. La legge lo consente che sia la giunta a trattare la parte, diciamo, istruttoria e non solo. Lo si porta, tanti progetti li si portano nel Consiglio Comunale quando semplicemente c'è da passare dal vaglio e la legge per l'organizzazione. Noi purtroppo non ci sorprendiamo più, questa è la cosa che ormai che dovrebbe far riflettere. Non ci sorprendiamo più, ma lo denunciamo da anni, lo denunciamo da giorni, pensiamo alla variante al regolamento. L'abbiamo denunciato per 25 anni perché non sembra che di minestre preconfezionate ce ne abbiate servite diverse, penso a cominciare alle scelte sulla coppia che dovremmo portare eccetera. Ma l'abbiamo denunciato anche nei 5 anni precedenti, anche quando il vice sindaco di questo comune era Massimo Marco. Mi sorprende un po' che sia da questi gruppi che oggi sono la maggioranza. Ma siccome è vero che sono loro la maggioranza oggi, te non è che c'è un marziano venuto dall'altro, che sei stato parte integrante di questa maggioranza. E siccome io tendo a riconoscere molto da come ricordate tra questa giunta e quella della giunta, che se ne dica, io credo che poi le scelte grosse di questa città abbiano fatto maggioranze più ampie di quella attuale, che parte dal Partito Comunista Italiano, che arrivano alla giunta per il 12 anni. Credo che questo sia un unico contesto che debba essere valutato, secondo noi, in maniera negativa. Quindi sorprende che oggi anche il centro-sinistra alternativo, per fortuna, si rende conto che questo modus operandi non è corretto. Mi puzza un po' il fatto che ci si accorga a giorni, non a settimana, a mesi, ma a giorni dalle elezioni o comunque dalla vittoria della campagna elettorale. E pochi giorni dopo, Massimo, scusami. Su questo si potrebbe discutere, però non capisco poi l'intervento fatto da Morini e altra caso di centrodestra, che francamente ci vede di tutto, ma non che si riesce a incidere sulle minestre preconfezionate che venga a portare in consiglio comunale. Noi ne prendiamo atto quando ce le fanno vedere, facciamo le nostre valutazioni. Rileviamo che si tratta delle grosse occasioni, perché su questa forse me, ma su tanti interventi importanti per questa città, non ultima la variante della Rossica, si è persa l'occasione di fare un confronto serio con il consiglio comunale, un confronto che potesse portare anche a un miglioramento dell'oggetto dell'organizzazione. Purtroppo devo dire che questo non è avvenuto in questa legislatura, non avveniva neanche in quelle precedenti, quindi da questo punto di vista rimaniamo fermi sulle nostre critiche che da anni facciamo questo consenso. Venendo al merito della variante, beh, anche qui prima di entrare nello specifico una conversazione di un video va fatta, perché Marco Cinci sorprende, ma comunque i tempi di questa variante, come di tanti altri oggetti di valutazione di questa amministrazione, fanno pensare. Io non sarei sicuro a fare punteggi levando le ferie, levando le feste,
No, no. Fatto sta che 10 mesi è tutta roba che è niente della misura. Siamo a 10 minuti. Fatto sta che è 3 anni.